tutti insieme, ecco perché ci sarà bisogno di creare una squadra, di creare dei gruppi che davvero lavorino su queste cose che sto per dire. Dobbiamo creare un meccanismo semplice semplice, perché se c'è l'una senza l'altra le cose non funzionano, se c'è l'altra senza l'una non funzionano lo stesso. Regole, regole e sanzioni. Cioè non è possibile che uno del PDL a cui non piace il candidato sindaco si fa la lista Coca-Cola e si chiama... Se vuole fare la lista Coca-Cola, poi si resti con la lista Coca-Cola per tutta la vita mettendoci la faccia e vediamo dove arriva senza il PDL o senza i partiti che appartengono. Grazie. Nel primo filmato che abbiamo visto, io ho voluto appositamente un frame che qualcuno ha già criticato, ma è stato voluto appositamente, di una conferenza stampa dove eravamo tutti uniti, perché così avremmo voluto e dovuto essere uniti dopo le primarie sul candidato che ci ha messo la tavola e che le primarie le ha vinte e che era la Pozzoli. Così noi avremmo voluto essere, ma non c'è stato possibile. E questo che abbiamo visto poco fa, i 32 candidati, le persone presenti in sala, questo è il Popolo della Libertà, unico e inimitabile, ed è con questo Popolo della Libertà, con queste facce che noi affronteremo la campagna elettorale. E sarà una campagna elegante, lo dico subito, sarà una campagna elegante perché noi non strumentalizzeremo le inchieste in corso, noi non strumentalizzeremo i fattacci che pure sono gravissimi, che hanno coinvolto momentaneamente gli ex alleati della Lega. Noi dobbiamo semplicemente fare due cose: far capire che per battere il centro-sinistra occorre dare forza al Popolo della Libertà e quindi a Laura Bordoni subito, e la seconda cosa, ed è una missione che noi dobbiamo affidare ai nostri candidati, dobbiamo convincere l'altissima percentuale di indecisi che ancora oggi i sondaggi danno attorno al 40%. Queste sono le due missioni sulle quali tutti quanti saremo chiamati e impegnati. Perché il rischio, guardate amici cari, è semplicissimo. A 40 km c'è Milano, c'è Pisapia, all'incirca le cose sono andate come qualcuno vorrebbe andassero anche a Como. Le primarie, Pisapia che vince, qualche radical chic anche del centrodestra che sostiene la novità Pisapia, la frammentazione delle varie liste. E poi che cosa sta succedendo? Notizia di ieri: Pisapia ha smantellato il reparto speciale della polizia locale, l'antirapina, l'antitaccheggio, cosa che noi non vogliamo, perché vogliamo essere garantiti non dalle camicie verdi, vogliamo essere garantite da persone in divisa, dalle istituzioni, dalla polizia. Componenti del reparto speciale. Entrare a Milano costa sempre di più, 5 euro, 7 euro, 10 euro, l'aria non è migliorata atmosfericamente parlando. Vogliono forse portarci a dover pagare per entrare anche in città a Como? Guardate che queste sono cose che cominciano a girare nei programmi dell'estrema sinistra che sostiene il candidato del centro-sinistra. È stata svenduta a Milano la SEA, noi qui abbiamo valorizzato al massimo nel corso di questi 10-12 anni la CSM, noi non svenderemo mai i gioielli di famiglia, semmai potremo impegnarli per cercare di realizzare delle opere pubbliche per soddisfare le esigenze in questo momento di crisi economica e finanziaria dei nostri cittadini. A Milano sono aumentate le tasse, a Milano andremo a vedere che cosa succederà con l'IMU, che il Popolo della Libertà vuole una tantum e rateizzata, e su questo noi ci stiamo impegnando con il segretario Alfano, non solo al tavolo dei segretari ma anche in Parlamento, alla Camera come al Senato. E allora, caro candidato della sinistra, caro Pisapia in salsa all'ariana, lo dobbiamo dire e lo dobbiamo dire anche con molta chiarezza,
hai cercato i consensi nelle parrocchie, allora devi spiegare a qualche catechista chi rappresenti, perché è troppo semplice cercare il consenso nelle parrocchie e poi far venire il leader di SEL, Nicky Vendola, che ha quantomeno dei concetti bioetici stravaganti, che ha quantomeno dei concetti di famiglia particolarmente atipici, che è più indagato per quanto riguarda i misteri della sanità pugliese. Ed è troppo semplice cercare al centro e farsi sponsorizzare da Massimo D'Alema, dall'uomo del potere inossidabile, dall'uomo dei mille segreti, dal leader che era leader nel PC, nel PDS, nel DS ed è oggi uno dei leader del Partito Democratico, oppure da Bersani, perché sarà presente Bersani in questa campagna elettorale a Como e verrà per suggellare una cosa, caro candidato del centro-sinistra, che tu sei candidato della sinistra e che avrai a che fare con il popolo della libertà ed è questo quello che noi dobbiamo tenere in mente. Siamo l'unico baluardo per impedire che Como possa cadere nelle mani del centro-sinistra e diciamolo con orgoglio. Noi abbiamo con noi Laura Bordoni. Abbiamo con noi Laura Bordoni e non è un caso, perché per avere Laura Bordoni qui con noi sul palco e per fare in modo che Laura avesse l'onore di rappresentare il popolo della libertà, e beh, Laura ci ha messo con tutti quanti noi la faccia, ha corso alle primarie, ha vinto le primarie e oggi guida questa lista, guida i 32 candidati che abbiamo presentato poco fa e cercherà di attuare il programma che tra poco vi presenterà. Allora, con una coreografia studiata, soprattutto a uso e consumo degli amici delle televisioni, dei fotografi, che prego a questo punto anche di salire sul palco, io vorrei che facessimo sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza a Laura Bordoni, nostro candidato. Allora io cercherò...